la prende lei con quelle risorse lì, perché le risorse con cui abbiamo accettato di farci carico della sanità sono veramente poche. Se tenete conto anche del fatto che negli anni la sanità ha aumentato nei costi e che continuano ad aumentare i costi, ve ne dico uno per tutti, i nuovi farmaci, quelli per esempio contro l'epatite C, importantissime perché debellano una malattia, importantissime, ma sapete quanto costano fuori bilancio? Una 30 milioni di euro, a parte, rispetto a tutto il resto. Sì, sono conti da fare, no? No, io non restituisco niente, però la gestisco bene e nel momento in cui mi metto seduta a quel tavolo, tiro una riga e dico: per gestire tutta la sanità, per gestire tutto il trasporto pubblico locale, per gestire tutto il coordinamento degli enti locali, serve tot. O raggiungiamo un accordo su quello, o semplicemente continuerò a gestirla, ma fuori dai termini di un'intesa che non siamo riusciti ancora a trovare. Devo aprire una parentesi a questo punto. Padoan, ancora 10 minuti, Padoan Serracchiani nel 2017 scade, no? State già lavorando, sta già lavorando, sì, per sì. Pretendere, e che cosa? Per portare a casa di più o per allora, conferma di quello che c'è? È il patto finanziario, no? Tra lo sì, Stato e la Regione. Intanto noi avevamo molto migliorato con il Padoan Serracchiani la situazione precedente, no? Perché sulla base del Tondo Tremonti, in nome del federalismo fiscale, dovevamo più o meno 300 milioni di euro l'anno per i prossimi anni. I cambi di niente, perché non è che abbiamo preso competenze, semplicemente dovevamo dare questo. Siamo riusciti a stoppare questo tipo di uscita, che quindi non abbiamo più, e abbiamo ridiscusso la nostra parte finanziaria. Devo dire che questo ci ha permesso, evidentemente l'accordo, adesso ai detrattori di quell'accordo mi verrebbe da dire solo questo: scusate, se siamo la prima regione in Italia per avanzo di bilancio e per la pulizia e anche il contenuto del bilancio, vuol dire che quell'accordo ha funzionato, altrimenti se quell'accordo non funzionava noi non avevamo il bilancio che ci abbiamo adesso. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione, molto semplice, è che siamo l'unica regione in Italia che ha azzerato il debito della sanità. Cioè noi nel 2016 non abbiamo più il debito della sanità, vuol dire che tutto quello che mettiamo finisce ora in servizi, cioè aumentiamo i servizi che abbiamo, ma non abbiamo più debiti da pagare, e questo onestamente credo che ma ci metta in condizioni molto positive rispetto a tante altre regioni, anche regioni importanti, penso alla Lombardia, penso al Veneto, non hanno la nostra stessa condizione. Quegli 822 milioni di debito di rosso tra virgolette che c'era in quello grafico del Sole 24 Ore che riguardava il Veneto, gran parte è sanità. E quindi che cosa chiede a Padoan la prossima volta? Beh, intanto riparto dalle stesse basi con cui abbiamo sottoscritto l'accordo precedente, poi ovviamente siccome nel mentre sono intervenute anche dei fatti positivi, penso alla terza corsia, ai 160 milioni che abbiamo ricevuto dal governo, penso ad importanti investimenti che verranno sul territorio, vorrei iniziare a ragionare su alcuni piani regionali che richiedono anche dei fondi importanti. Penso alle bonifiche, penso anche al ragionamento sulla sismica che abbiamo fatto prima, e oggettivamente credo anche che dentro a quell'accordo finanziario e dentro la revisione dello statuto si possa ragionare anche di qualche competenza in più da chiedere al governo. Naturalmente con i soldi insieme. Evidente. Cioè ricevi la competenza, ricevi anche le risorse per esercitare. La scuola? No. Ma c'era il tema dell'istruzione, un po' simile alla provincia di Trento. È un po' complessa, però stiamo facendo un ragionamento. Allora, a noi interessava di più la parte, ad esempio, della regionalizzazione delle soprintendenze, della gestione diretta dei beni culturali regionali, della possibilità di avere un patrimonio sul quale abbiamo una gestione non filtrata dalle dinamiche nazionali. Ok, tre domande rapidissime. Allora, il PD del Friuli Venezia Giulia sta abbastanza bene e soprattutto è pronto per vincere a Quadrato Monfalcone le prossime sfide del 23 ottobre.
Ma allora questo bisogna chiederlo alla segretaria regionale del Partito Democratico. Ma io lo chiedo alla vice segretaria nazionale. Credo che se non facciamo troppi errori e se ci impegniamo, assolutamente ce la possiamo fare, sia a colore possiamo un falcone, in un luogo siamo alla posizione, nell'altro usciamo da un periodo di amministrazione, insomma credo che l'impegno che ci dobbiamo mettere tutti è a fare del nostro meglio, se possibile magari uniti, perché credo che questo sarà uno delle nostre sfide e credo anche insomma che ci siano tutte le condizioni per far bene. Ok, la questione sanità, forse non parleremo delle UTI, anche se ho visto che i circoli qui del Collinare insomma hanno fatto ormai una UTI tra la Collinare e il Gemonese, però la riforma sanitaria, allora lei è reduce da un incontro con tutti i direttori generali delle aziende, no? Li ha tutti proprio questo mese di agosto. Allora, uno dei pilastri, insomma, mi pare, e anche forse quello che interessa più la gente di questa riforma è più sanità sul territorio. Ecco, arrivati a questo punto, quanti soldi sono stati spostati dagli ospedali al territorio e come siamo su AFT, cioè le associazioni funzionali territoriali che riguardano i medici di base, e come siamo sui CAP, i centri di assistenza primaria, che sono le altre questioni fondamentali. Cioè la riforma è partita, lei ha sempre detto che un conto sì, è pensarla, ma poi la grande scommessa è realizzarla. A che punto siamo? È soddisfatta? Cosa allora, noi aspettare? Abbiamo passato due anni abbondanti a costruire la riforma, che è stata soprattutto pianificazione, programmazione, riordino, aggregazione, superamento dei doppioni, richiesta a ciascuno dei plessi ospedalieri di superare appunto i doppioni, specializzarsi. Abbiamo costruito tutti gli strumenti che servivano, penso ai protocolli tra università e ospedale, penso alla riforma che abbiamo ottenuto sul livello nazionale, che fa sì che il Friuli Venezia Giulia, proprio in nome di quella specialità, sia l'unica regione d'Italia dove ha ospedale, territorio e università nella stessa azienda. Penso all'accordo regionale che abbiamo fatto con i medici di famiglia, cioè i medici di medicina generale, e penso anche al lavoro che stiamo facendo sulle professioni sanitarie, cioè siamo la regione che sta andando più avanti, siamo la prima regione per esempio che ha individuato come dirigenti due infermieri, e anche questa è un'assoluta novità. Stiamo lavorando sul riconoscimento di altre professioni sanitarie ed è un lavoro che facciamo ovviamente anche con il livello nazionale, no? Perché la competenza su questo è evidentemente anche nazionale. E quindi abbiamo messo in campo, diciamo, tutto quello che serviva per far sì che poi la riforma prendesse evidentemente avvio. In quale contesto? Prima non a caso parlavo dell'azzeramento del debito. In un contesto nel quale noi abbiamo una sanità che più o meno risale all'inizio degli anni 90, una sanità anche buona, in alcuni casi anche di eccellenza, che è una sanità però che negli ultimi 10 anni ha aumentato sempre vertiginosamente e sistematicamente il costo senza aumentare i servizi, anche, anzi in alcuni casi li ha dovuti tagliare, ed è soprattutto una sanità che non risponde più ai bisogni delle persone. In che senso? Dagli anni 90 ad oggi siamo cambiati noi, diventiamo più vecchi, durano di più nel tempo le malattie croniche, sono aumentate le malattie croniche, quindi è aumentato tutto quello che c'è fuori dal semplice intervento chirurgico e che se non c'è il cosiddetto territorio finisce sulle spalle delle famiglie. Dall'altra parte è cambiata la medicina. Noi siamo pieni di ospedali, 17 ospedali pubblici in una regione di 1.220.000 abitanti e soprattutto siamo pieni di cosiddetti posti letto per acuti, cioè i posti letto che stanno dentro gli ospedali che servono per gli interventi chirurgici, ma servivano negli anni 90, cioè tu facevi l'intervento chirurgico e rimanevi settimane in ospedale. Adesso fai l'intervento chirurgico e esci la sera stessa, giorno dopo, dopo pochissimi giorni, e tutto quello che c'è nel cosiddetto post acuzie, se non lo costruisci, finisce appunto sulle spalle delle famiglie. Quindi la motivazione di base della riforma, quel dire spostiamo risorse dagli ospedali ai territori, sta in questa considerazione, cioè ci servono gli ospedali, devono essere ospedali che non fanno di tutto un po', ma che si specializzano ciascuno su determinati settori. Questo perché? Perché non è che uno si fa curare nell'ospedale più vicino, si fa curare dove per quella patologia lo curano meglio. Se ho un problema cardiologico vado a Trieste o Udine, se ho un problema ortopedico vado a Tolmezzo,
Se ho un problema alla spalla, vado a Tolmezzo. Se ho un problema legato a determinate patologie, devo sapere in tutto il contesto regionale dov'è l'ospedale che mi curano meglio. Poi posso decidere di andare da un'altra parte, ma devo sapere dov'è che mi curano nel modo migliore. Dall'altra parte c'è la necessità anche di rispondere a quei bisogni. Se i bisogni sono appunto soprattutto sulla post-acuzie, noi siamo dovuti intervenire anche sulla riconversione di quello che facevano alcuni ospedali, perché non più adeguato al bisogno e alla necessità. Tutto questo ha richiesto 2 anni e mezzo, 3 anni di lavoro davvero incessante. Ora c'è tutta la parte di attuazione della riforma. Noi abbiamo già fatto quel trasferimento, che è molto semplice: 55% andava agli ospedali, 45% al territorio. Noi abbiamo detto invertiamo. Tenete presente che la sanità costa circa 2 miliardi e 4, fate un conto e capite quello che è significato in termini di risorse. Le scelte quindi che abbiamo fatto sono state: aumentiamo le risorse nella prevenzione, siamo arrivati fino a 100 milioni di euro solo sulla prevenzione, perché è fondamentale, si tratta di mobilità, di stile di vita, eccetera, perché è importantissima la parte della prevenzione, altrimenti interveniamo troppo tardi nella fase patologica, quando devi curare la malattia, non quando devi prevenirla. E dall'altra siamo intervenuti appunto su questo discorso che dicevo di aumentare l'assistenza territoriale. Perché? Perché se è vero che eravamo pieni di posti letto per acuti, non avevamo fisioterapie, riabilitazioni, RSA medicalizzate, RSA lungodegenze, cioè tutto quello che appunto sta intorno alle malattie croniche, a tutto quello che non è il semplice intervento, ma che sta anche dopo l'intervento e la riabilitazione per l'intervento. Le AFT, cioè le associazioni funzionali territoriali, che sono dei luoghi fisici in cui si incontrano tutti gli operatori della sanità, dall'infermiere al medico, allo specialista, all'operatore sanitario, eccetera, sono tutti attivi. Ci sono già quindi fisicamente gli operatori della sanità che si incontrano per fare il punto della situazione a 360 gradi, e questo serve a loro, ma serve soprattutto per capire quali sono i bisogni dei cittadini. E anche, scusa, per il rapporto tra medici di base, chiamiamoli di famiglia, e medici invece ospedalieri, che è importante questo. Assolutamente, ma lì è ancora più importante il centro di assistenza primaria. Il centro di assistenza primaria è il luogo fisico nel quale si troveranno i medici di medicina generale, che collaboreranno attivamente e fortemente a sistema con i medici ospedalieri. Laddove siamo riusciti ad aprirli sta funzionando, e in alcuni casi questi centri di assistenza primaria stanno dentro l'ospedale, e quindi è anche proprio fisicamente semplice: il medico di famiglia sta giù con il paziente, ha bisogno di un controllo specialistico, telefona al medico specialista che sta su e fissa l'appuntamento al proprio paziente. Cioè non è, per intenderci, non è il paziente che gira intorno alla sanità, ma è la sanità che deve iniziare a girare intorno al paziente. Quindi il centro di assistenza primario sarà fondamentale per questo. Intanto, per una cosa banalissima, ci saranno più medici di famiglia, ognuno dei medici di famiglia avrà conoscenza della situazione del paziente, sicché accade che se io ho bisogno di qualcosa e vado nel centro di assistenza primario e il mio medico è in ferie, non devo aspettare magari andare in pronto soccorso perché non ho nessun altro a cui rivolgermi, e io in pronto soccorso non dovrei andarci semplicemente per una richiesta di quel tipo, no? Perché così tolgo il posto, il tempo, lo spazio a chi invece ha veramente bisogno. Andrò nel centro di assistenza primario, il mio medico è via, non importa, gli altri medici sanno già tutto di me, perché questo scambio in associazione delle informazioni fa sì che ovviamente, pur avendo io il medico di famiglia di riferimento, se il mio medico di famiglia è via, gli altri intervengono direttamente su quelle che sono le mie esigenze. Questa è proprio una banalità. Poi ci sono le cose più importanti. All'interno dei centri di assistenza primaria ci saranno gli specialisti. Quindi, quando il medico di famiglia prescrive dicendo vai a fare la visita ortopedica specialistica, in alcuni casi dove riusciremo a farlo, saranno gli specialisti che una volta al mese, una volta ogni una settimana, una volta 2 settimane, vanno al centro di assistenza primaria, ci saranno tutti gli appuntamenti presi dai medici di medicina generale e lo specialista in una giornata intera visiterà le persone. Quindi capite che è culturalmente proprio uno sconvolgimento, un cambiamento, come dire, di paradigma, di prospettiva rispetto a quello che è successo finora. Ora,
di centri di assistenza primaria non siamo ancora riusciti ad aprirne tanti. Abbiamo aperto qualcosa nel Pordenonese, stiamo per aprire Manzano, è quasi pronto Tarvisio, stiamo cercando davvero di aprirli tutti tra il 2016 e la prima parte del 2017, e oggettivamente siamo in grado di dire che insomma è alla portata. Io, come appunto ricordavo, ho parlato con tutti i direttori generali, abbiamo fatto il punto e laddove possibile siamo praticamente già pronti a partire. Quindi i centri di assistenza primaria saranno fisicamente la sanità rinnovata che voi toccherete con mano. E cosa non ce l'ho qua, ce l'ho sull'altro telefono, spero che sui vostri telefoni abbiate scaricato l'app sui pronto soccorsi. Attenzione, siamo non praticamente non arrivato, no, non Daniele ancora non è arrivato, ma vabbè, non arriverà sì. La quell'app è l'unica in Italia che ha in rete il pronto soccorso, le farmacie e poi la chiamata diretta al 118 e anche le guardie mediche. Voi avete tutta la mappa delle guardie mediche. Succede qualcosa, è notte, non sto bene, ma non sto così male da andare al pronto soccorso, vedo qual è la guardia medica più vicina, col numero di telefono, la chiamata diretta, insomma tutto questo francamente fa fare un passo in avanti, no? Anche la semplice tempi di attesa del pronto soccorso. Mettiamo che io sia a Trieste e a Cattinara c'è un periodo di attesa di un'ora, di due ore e al maggiore di mezz'ora, salvo che non sono malatissimo e è una cosa che posso gestire da solo con la mia macchina o altro, vado al maggiore, vado a Cattinara. Cioè, per dire, c'è anche la possibilità, con maggiori informazioni e con trasparenza, perché sapete cosa mi hanno detto alcuni direttori quando abbiamo chiesto di mettere visibili i tempi d'attesa dei pronti soccorso? Ma presidente, ci conviene, così vedranno quanto si aspetta dei pronti soccorso. E certo che ci conviene, perché voi dovete fare in modo che quel tempo d'attesa si riduca sempre di più e il cittadino deve sapere quanto aspetta quando va in un pronto soccorso e deve anche capire se ha diritto oppure no ad andare al pronto soccorso, perché diciamoci la verità, i codici del pronto soccorso, codice rosso, codice giallo, codice verde, codice bianco, un codice bianco non dovrebbe andare al pronto soccorso e se spesso attende ore è perché lo fanno attendere ore, perché non dovrebbe essere lì, ma dovrebbe andare dal medico di famiglia, in farmacia, dalla guardia medica, cioè in tutti quei percorsi territoriali che stiamo attivando, che evitano che l'unico punto di riferimento resti l'ospedale e il pronto soccorso, ovviamente se non è necessario. Qui si inserisce però anche tutto il lavoro che abbiamo fatto sul piano dell'emergenza, ad esempio. Cioè questa regione non ha avuto un piano dell'emergenza per quasi 25 anni. Ha significato essere fuori scala rispetto a quasi tutti gli standard di percorrenza dal momento in cui ho bisogno al momento in cui mi raggiungono, soprattutto in alcune parti della nostra regione. Abbiamo aumentato di 4 ambulanze, abbiamo aumentato di 2 automediche, abbiamo suddiviso diversamente e mappato diversamente gli interventi e adesso possiamo dire oggettivamente che rispetto al passato ci sono condizioni per aver decisamente migliorato la possibilità dell'intervento in emergenza, senza dimenticare che per la prima volta in questa regione l'elisoccorso vola di notte. Vola? No, no, è già fatto, chiuso il progetto, dalla Tisana hanno già fatto il primo viaggio di collaudo. E quindi dopo il primo viaggio di collaudo quando è attivo? Non sarà più. Ah, è già quando serve? Ah, io spero non serve. Certo, tutti ci auguriamo. Sì, magari dovremmo un po' crescere un po' come cultura del codice bianco, no? Per carità di patria non faccio il nome della città in cui è cresciuto dopo la riforma il codice bianco, cioè l'arrivo di persone al codice bianco al pronto soccorso. Non dirò neanche io dov'è che sta aumentando il numero dei pazienti, lo vedete guardando l'app, però vi faccio una considerazione molto semplice. In quel posto, che non è il Friuli Venezia Giulia, che non è qua, nell'isola che non c'è, se ti mandano in ospedale con la prescrizione del medico generale che dice vai per il pronto soccorso, perché? Perché se vai nel pronto soccorso le prestazioni costano comunque 24 euro e puoi fare tutto, dalla risonanza magnetica eccetera. Se passi per le vie ordinarie, come tutti i cittadini fanno quando appunto non hanno il medico di famiglia che ti fa quel tipo di prescrizione, non solo paghi di più, ma hai un giro un pochino più largo.
Io non lo trovo proprio giusto, scusate se lo dico così, perché la sanità è universalistica, deve dare garanzia a tutti, a prescindere dal reddito, a prescindere da... perché sei malato e in quanto malato hai diritto ad avere evidentemente una tutela, articolo 32 della Costituzione. Sinceramente penso che dovremmo utilizzare gli strumenti che abbiamo in modo un pochino più corretto. Allora, nel tempo della Presidente è esaurito, ma l'ultima domanda. Allora, la Sandra Maran ha detto, candidato Presidente per le regionali del 2018, lo sapete, è vicepresidente del gruppo del PD al Senato, tra virgolette, ha detto al Gazzettino, è inevitabile che sia la Presidente uscente. Ettore Rosato, Alessandro Maran, all'inizio di agosto, insomma, ha detto è inevitabile che sia presidente uscente. Ettore Rosato, che è il capogruppo del PD alla Camera, dice Deborah è la candidata naturale per la prossima legislatura. Non ho sentito smentite, viene il dubbio che se lo dicono due persone così, magari attorno al tavolo una parola c'è stata. Io ho imparato in politica che quando parlano troppo di te in genere sarebbe per bruciarti. E quindi diciamo che non dico niente, mi lascio, diciamo così, ogni ampia azione e margine di manovra rispetto a tutto. No, a me piace quello che faccio, lo dico sinceramente, insomma, credo anche che sia complicato in questo momento fare l'amministratore, mi piace fare politica, ma credo anche, insomma, di essere tra le persone che possono ancora scegliere in qualche modo, no? E questo credo che sia... che sia insomma positivo, dopodiché insomma, parlassero un po' di loro, un po' meno di me, sarebbe magari non mi smentisce, più utile. Non mi smentisce. Bene, Presidente, le ho risparmiato, si fa per dire così, le urti, perché mi pare che il tempo a nostra disposizione sia, però se ci concede ancora un minuto, pure quello affrontiamo e mi ho fatto... No, secondo me vi stendiamo, sì, mi stendiamo un po' troppo. Sarà per la prossima volta. Va bene, grazie mille, buona serata.